Allora, cominciamo con una piccola premessa. Slide per questo talk le devo preparare oggi pomeriggio, però per colpa sua, giusto per scaricare un po' le colpe, siamo stati impegnati nel preparare il talk di domani sera, che è decisamente più interessante di questo. Qualcuno di voi l'ha già visto fuori mentre lo allestivo, direi che le premesse ci sono. Esatto. Quindi direi che questo talk lo facciamo diventare un talk vero e proprio, quindi magari mettiamo su un po' di discussione anche partendo da quello che adesso andremo a vedere. Di cosa parliamo? Talk nasce da una richiesta di non mi ricordo chi, mailing list, di ma come è fatto internet a livello 1 e a livello 2 sua? Ho detto vabbè, provo io a dire qualcosa, quindi facciamo un po' introduzione su questo. Chi sono? No, va bene, chi sono? Molti mi ricordano solamente per i Tesla o comunque per le grigliate o comunque gli esperimenti in alta tensione, però no, non faccio solo quello. Sono Michele, Nick BHCV, mi occupo da un bel po' di anni di telecomunicazioni, quindi ISP, WISP, tutto quello che ci sta dietro, e quindi diciamo che livello 1, livello 2 di internet sono comunque tutto sommato abbastanza noti. Vediamo un attimo un po' i casi reali. Noi solitamente accendiamo il nostro computer, abbiamo un IP, se il DHCP di Archi funziona, e andiamo su internet. Bene, se il DNS di Archi funziona. Cosa c'è in mezzo tra il nostro PC e la macchina che vogliamo raggiungere? C'è una marea di roba. Sicuramente non andiamo a parlare del routing, perché? Perché c'è un talk di domani, se non mi ricordo male, che si occupa proprio del peering in Italia, quindi tutta la parte che sta dietro al layer 3. Vediamo un attimo il livello 1 e livello 2. Prendiamo il caso qui dell'ESC. Perché? Perché ci sono tanti casi. 10 anni fa, probabilmente i mezzi fisici che si andavano a utilizzare erano rame, qualche fibra sparsa qui e lì. Adesso sicuramente negli ultimi anni c'è anche il mondo radio. Partendo qua dall'ESC sicuramente abbiamo un rilascio radio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che livello 1, proprio livello base, non c'è alcun mezzo fisico, quindi un cavo o una fibra, che ci interconnette tra il nostro primo router, che in questo caso è qui in casetta, e il resto della rete internet. In realtà potremmo andare a vedere tante cose, perché chiaramente anche il nostro computer si interconnette via radio al primo access point, l'access point si connette via cavo al router, via dicendo, però andiamo a focalizzarci un attimo su quello che riguarda la parte internet vera e propria. In sostanza, al giorno attuale cos'è che abbiamo di mezzi trasmissivi possibili? Rame, fibra, radio, indicativamente come massime tecnologie presenti. Rame, lo conosciamo tutti, è il classico doppino telecom di 60 anni fa, probabilmente è sempre quello, non è mai stato cambiato, che ci arriva fin dentro casa e che arriva direttamente o indirettamente in centrale telecom, dopo vediamo anche questi dettagli. Fibra ottica, che non è quella che vi vende solitamente l'operatore, che vi mette il cartellino 20 euro al mese fibra ottica a casa, che comunque mezzo di trasmissivo non più basato su una trasmissione di corrente, quindi segnali elettrici, bensì segnali ottici. E il terzo mezzo che si va a vedere è il radio, quindi trasmissione di segnali elettrici, però senza un mezzo fisico, bensì utilizzando l'etere come mezzo trasmissivo. Il rame sicuramente è il sistema che è stato utilizzato fin dagli inizi. Perché? Perché bene o male, un doppino all'epoca tutti ce l'avevamo a casa. Su un doppino, bene o male, anche con le tecnologie dell'epoca, un modem analogico ci girava più o meno tranquillamente, quindi dai 1200 bps in su, poi con le varie evoluzioni comunque si è riusciti a far passare in analogico tutto sommato una quantità per l'epoca considerevole di informazioni, e quindi è quello che è rimasto sicuramente il primo a essere utilizzato e quello più in uso. Perché più in uso? Perché mezzo fisico rame tutto sommato si è evoluto, cioè siamo passati da 20 anni fa, per dire un ordine di grandezza, dove su un doppino si riuscivano a fare 1200 bps, 14,4, 28,8, fino al giorno attuale in cui, tutto sommato, prima con le HDSL, poi con le ADSL,
Poi adesso con le VDSL si riesce a far transitare tutto sommato addirittura su distanze chiaramente limitate un 100 mega, non full duplex, ma un 120 mega ci sta senza problemi. Quindi rame attualmente sicuramente uno dei più tu devi darmi un po' di corda, tu un po' più di corda, dai. È uno dei mezzi sicuramente trasmissivi più utilizzati, più gettonati. Che cosa riusciamo a far transitare solitamente su rame e dove comincia e dove finisce il nostro rame che abbiamo a casa? Fino a mesi fa, perché stiamo parlando di mesi, anni, per un anno massimo, due per i più fortunati, il rame partiva dalla nostra presa di casa, arrivava fino a un permutatore solitamente situato sotto casa, sulla strada, sulla cantina, sulla via principale, veniva permutato il doppino su multicoppia, il multicoppia arrivava in centrale Telecom e lì c'era per il digitale il DSLAM, solitamente DSL, se andava in analogico chiaramente c'erano le varie permutazioni del caso. Adesso cos'è cambiato? Cambiato che adesso negli ultimi mesi, se vedete, stanno aprendo le città di mezza Italia proprio per questo, stanno spostando il DSLAM, ovvero il nostro doppino che prima cominciava dalla presa di casa nostra, arrivava fino in centrale Telecom senza nessun ulteriore come si dice, intermodulazione, adesso non termina più in centrale, perché se vedete, volevo in realtà per questo talk portarne anche uno qui, però non ho avuto tempo di andare a recuperarlo, se vedete adesso le colonnine Telecom, quelle in strada, gli armadi di permutazione sono stati modificati, perché prima c'era il classico armadietto grigio, alto così, tutte coppie, viti, ossidate, che le guardavi ti veniva da piangere. Cosa hanno fatto i simpatici uomini Telecom? Prima, come cosa preliminare, li hanno rivestiti metallo, gli hanno messo il bel armadietto metallico con la chiave un po' più sicura, non molto. E sembrava fosse finita lì. Poi, dopo qualche settimana aver cambiato l'armadio, è tornato un altro uomino Telecom, non so se avete mai seguito i lavori. Cosa ha fatto? Ha tolto il coperchio e gli ha messo il cappellotto sopra, rosso. Con cosa dentro? Beh, lì dentro c'è semplicemente un DSLAM VDSL2. Perché? Perché il problema fondamentale delle nostre linee ADSL cos'è? La distanza e il degrado del cavo rame. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo i nostri 5 km di doppino da casa alla centrale, la DSL o ADSL2 o quello che vogliamo, ci scordiamo di farla funzionare con valori congrui al dovuto. Quindi è stato introdotto il VDSL, VDSL2. Cosa vuol dire? Perché devo portarmi 5 km di cavo da casa al DSLAM, mettere un unico DSLAM in centrale e terminare tutte le linee? Abbastanza, chiaramente, controproducente. Cosa facciamo allora? Dentro questo cappellotto sopra gli armadi andiamo a mettere un DSLAM, solitamente VDSL o VDSL2. VDSL2 è quelli che sta mettendo giù Telecom in Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire che i 5 km di cavo che avevamo prima tra casa nostra e la centrale sono diventati, nei casi migliori, qualche centinaio di metri, nei casi peggiori, sotto al chilometro. Quindi il punto di raccolta e di terminazione a livello 2, sostanzialmente, della nostra DSL di casa non è più diventato la centrale Telecom col DSLAM dell'operatore a cui siamo collegati, bensì è diventato l'armadio in strada, dove viene raccolto il flusso in rame, viene convertito tramite il DSLAM in fibra e da qua parte a livello 3 e quindi non ci interessa più per il nostro scopo. Questo è il caso base. Questo è quello che vi vendono solitamente come fibra ottica, tipo arrivata la fibra di Fastweb, arrivata la fibra di Telecom, quella di Vodafone, sui cartelloni dappertutto. Sì, è fibra, non mi stanno dicendo una balla. Vi dicono un po' di verità parziale, chiaramente, perché la fibra non è che ve la portano dentro casa, la fibra è sull'armadio per mutazione e le velocità comunque che vi possono assicurare sono comunque paragonabili a quelle della fibra. Perché? Perché, come dicevamo prima, non abbiamo più la terminazione in centrale, bensì è limitata sul primo armadio di permutazione sotto casa. Questo è il primo mezzo fisico, quindi rame, che abbiamo a disposizione. Ulteriori mezzi che stiamo parlando cosa sono? Sono la fibra ottica. Fibra ottica, anche qua, possiamo averne migliaia di tipi, perché in grandi linee le tre tipologie principali di fibre ottiche che possiamo andare a utilizzare per il nostro rilascio domestico, comunque aziendale, quali sono?
sono la fibra FTTH, quindi Fiber to the Home, quindi la classica fibra Ethernet che viene portata. Ethernet vuol dire chiaramente che ci gira il protocollo Ethernet, quindi solitamente vi mettono il media converter, che viene portata da casa al loro armadio di permutazione. Può essere la fibra SDH, quindi chiaramente facendo parte di un anello SDH, quindi attestato su un, su un ADM. E terza tipologia che si sta sviluppando in quest'ultimo periodo è la cosiddetta passive optic, quindi FPON, quella che viene vista. Cosa cambia tra le due tipologie SDH e FTT Home e passive? Beh, SDH sicuramente è un anello, giusto per dire in poco tempo quelle informazioni base, un anello condiviso con più utenti dove attraverso un ADM, quindi add drop multiplexer, vado ad aggiungere o sottrarre, quindi tirarmi fuori, inserire il mio flusso sull'intero flusso SDH. FTTH invece, Fiber to the Home, è una fibra punto punto, quindi parte dal mio media converter, arriva un altro media converter o comunque un altro router ottico situato in centrale. La passive network, che stanno cominciando anche questa a metterla giù adesso ultimamente in alcune zone, è una via in mezzo, perché non è un anello SDH, è una fibra punto multipunto. Perché? Perché parte solitamente da un apparato di centrale, arriva a un divisore ottico, quindi chiaramente nulla di attivo, proprio a livello passivo la mia fibra viene divisa in 8, 16, 24 fibre che mi vanno nei vari appartamenti. Tipo analogico, perfettamente ottico, quindi nulla di attivo. Cosa vuol dire questo? Cosa? Sì, cosa vuol dire? Scusa? Esatto, bravissimo. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che si possono fare cose anche carine, perché chiaramente quello che arriva a me arriva anche a tutti gli altri e viceversa. Esatto. Vedi, bravo, bravo, vedi in tutti i punti di vista. Quindi chiaramente nel tuo condominio puoi andare a vedere tutto quello che fanno gli altri. Chiaramente dopo l'apparato che hai di default ti fa passare solo il tuo, però bravo, come le schede di rete Ethernet, quindi non è quello minimamente il problema. Quindi abbiamo visto il rame, abbiamo visto fibra ottica. L'ultimo mezzo di trasmissione di cui andiamo a parlare adesso molto velocemente cos'è? La tipologia radio. Anche qua, come per il radio, come per il rame, come per la fibra, anche il radio ha tutta una serie di sottocategorie in cui si può dividere. Perché? Perché le trasmissioni radio vuol dire tutto, vuol dire niente. Radio, protocolli che esistono, ce ne sono a non finire. Sicuramente i rilasci internet via radio che possiamo avere sono con due caratteristiche principali, tanto per cominciare. In banda licenziata o in banda libera condivisa. Questo è il grosso discriminante delle connessioni che ci possono portare a casa via radio. Cosa vuol dire banda libera o banda libera, quindi condivisa o banda licenziata? Banda licenziata vuol dire che io vado ad acquistare dal Ministero delle Telecomunicazioni l'utilizzo di una determinata frequenza assegnata esclusivamente a me. Cosa vuol dire? Vuol dire che quella banda è solo mia, non ho interferenze, non ho disturbi e riesco a comunicare solo io con i miei ripetitori, senza interferenze di altri operatori. Banda condivisa, o quindi banda libera, vuol dire tipo il classico Hyperlan che viene utilizzato, vuol dire che la banda di frequenza è utilizzabile senza una licenza dedicata, bensì pagando una piccola concessione, e che quella banda quindi non è soggetta a protezione da disturbi, non è soggetta a possibilità di rilasciare link garantiti, perché chiaramente non posso garantire qualcosa che non riesco nemmeno io ad ottenere. Quindi sostanzialmente banda licenziata, ad esempio WiMAX, il famoso WiMAX, lavora a 3,5 GHz, banda licenziata, quindi io che non ho la licenza WiMAX metto un'antenna sulla banda WiMAX, il regolare detentore di quella licenza può chiamare l'ESCOPOS, non so se si chiami ancora così, e farmi chiaramente spegnere il disturbo. Banda condivisa, Hyperlan, 5 GHz o varie, qui 5, 17, 24 GHz, non ha protezione dai disturbi e quindi a fronte di un costo sicuramente minore
offre anche garanzie minori. Scusate. Quindi queste due tipologie principali di link radio possiamo avere. Quello che ci sta sotto, dopo potremo parlarne per ore, diciamo il sottotalk, 18 minuti, è difficile condensare tutto, comunque. Allora ti do, io ti do uno spunto. Dimmi. Abbiamo parlato principalmente della parte di trasporto dall'utente all'operatore telefonico. Quali di queste tecnologie, perché di fatto molte sono le stesse tecnologie, poi si usano effettivamente anche, sono usate anche dall'operatore telefonico per fare trasporto verso il backbone o comunque l'internet exchange di altri operatori telefonici, per cui andare proprio a capire l'internet di per sé, non solo quello che si offre l'operatore, come che tecnologie utilizza per la maggiore, chiaramente, perché sono un'infinità. Beh, bene o male le tecnologie che possiamo andare a utilizzare sono in grosso modo quelle. 20 anni fa, quando parlavamo modem analogici, BBS, c'era il classico modem, dopino il RAM, faceva la chiamata, si scambiava quello da fare, faceva l'hang up, metteva giù. Nulla di più. Adesso chiaramente le cose sono un po' evolute. Backbone principali, per forza di cose, visto anche la crescente mole di dati, non ci si scappa, sono in fibra ottica. Fibra ottica che può essere anche lì di qualunque tipo, FTTH solitamente non si usa, passive non si usa, solitamente le tipologie principali sono quali? Sono l'SDH, quindi su un anello, o se ho una fibra mia dedicata, a quel punto ci posso fare quel che voglio. Adesso ci si sta spostando anche sul 10 gigabit a lunga distanza Ethernet su fibra, con tutti i pro e contro, economici, affidabilità, eccetera, però la direzione è sempre quella più Ethernet su fibra, magari in DVDM, quindi con più lunghezza d'onda, in modo da ottimizzare la lunghezza dell'utilizzo della fibra tra vari operatori. Comunque sicuramente il mezzo più utilizzato è fibra ottica. Dove? Dove c'è possibilità di avere fibra ottica? Perché in Italia purtroppo, purtroppo per fortuna, dipende dai punti di vista, la fibra ottica sì, c'è, però non così tanto. Dov'è che c'è? Dipende dagli operatori. Giusto per dire alcuni nomi, Infracom c'è dove c'è, sono le autostrade, quindi se avete un'autostrada con un casello sapete c'è fibra ottica di Infracom. C'è una strada statale principale, sappiamo che c'è Retelit, c'è una strada tutto sommato provinciale o statale, se c'è Retelit probabilmente c'è anche Interroute. Bene, lì però, se non ho la fibra ottica perché magari sono all'ESC dove, no in realtà c'è qui la fibra sulla Triestina, però chiaramente a distanza, fibra ottica non può essere più utilizzata, quindi anche lì si ritorna su cosa? Sui ponti radio. Ponti radio chiaramente di varia tipologia. Cosa vuol dire varia tipologia? Sicuramente non si va a usare una banda libera se devo fare un link di trasporto backbone tra operatori. Quindi solitamente si fa il ponte in banda licenziata, che permette di trasportare 500 mega, 1 giga, 2 giga, a seconda di quanti apparati metto, fino a dove? Fino solitamente a un punto di raccolta in fibra, perché gira e rigira, lì si arriva. Cioè, trasporto intraoperatore, a meno che non sia davvero un posto sperduto, come si fa? Fibra ottica, non ci sono grosse cose. Se avete qualche domanda su questa introduzione, magari giusto per commentare un po', volentieri, altrimenti siamo quasi in conclusione del tempo. Sì. Invece le dorsali oceaniche, so che la fibra arriva a 40 km massimo. Allora funziona modo, beh, fibra dipende, ormai arriviamo ben oltre, c'è una fibra monomodale base senza grossi, cioè quella che andiamo a comprare anche in negozio proprio per assurdo, con gli SFP adatti tipo in lunga distanza di Cisco da 500 euro, non stiamo parlando di cifre assurde, fa 70 km, 90 km senza particolari problemi, gigabit, oltre al gigabit chiaramente serve la tipologia apparati. Tua domanda è come funzionano quelle fibre oceaniche, che di chilometri ci sono più di 70-100, ci sono, adesso non ho neanche il portatile collegato, comunque se andiamo a vedere quelle fibre in sezione vediamo che ogni 8 km ci sono delle protuberanze inserite nella fibra. Cosa sono quelle protuberanze? Sono dei repeater, dei ripetitori, ovvero arriva il segnale ottico, viene rigenerato e viene rilanciato verso il ripetitore successivo. Come vengono alimentati? È divertente, se volete perdersi mezz'oretta andate a vedere, è davvero divertente, perché vengono alimentati uno da un lato, cioè la tensione di alimentazione in corrente continua viene fornita uno da un lato e l'altra dall'altro.
Quindi il positivo è da un lato della fibra, il negativo è dall'altro lato della fibra, con tensioni, adesso non mi ricordo, comunque nell'ordine dei kilovolt. Perché? Perché chiaramente per riuscire a farmi migliaia e migliaia di chilometri devo avere tensione. Comunque è un sistema molto interessante, perché andate a vederlo, c'è un generatore connesso da una parte col negativo a massa, dall'altra col positivo a massa, dall'altra parte del pianeta, e usa la fibra per alimentarselo in remoto. Quindi è divertente andare a vedere. No, c'è del rame ovviamente, c'è del rame. C'è qualche, se volete anche lì andare a divertirvi, c'è qualcuno che ha fatto i power over ethernet over fibra ottica. Quindi da una parte c'è un armadio rack con dei trasmettitori ottici da tipo 3 kW, 4 kW. D'altra parte c'è una serie di fotodiodi che ricevono, quindi in ingresso ho 3 kW, in uscita ho 5 W, 6 W, giusto per ottimizzare l'efficienza anche qui. No, vengo, ci sono anche dei cavi solitamente coassiali che vanno ad alimentarmeli. Eh sì, rigenera. Non lo so se lo rigenero a livello ottico, a livello TCP, diciamo. Penso sia solo a livello ottico, però sai, non penso vadano a fare nessuna. Eh sì. Penso di sì. Che fate? Altrimenti non. Anche perché con 100 di quelli in mezzo. Sì. E adesso alla prova volta si arriva a 20 megabit, nel caso della fibra con la copertura si va con la fibra attuale a 4 megabit, a 4 gigabit, no, ben di più, ben di più. Sì. Il discorso è il problema ottico, il problema di due dispositivi, esatto, diciamo che c'è un... allora ci sono due differenze, guarda, giusto che siamo un po' oltre il tempo anche, e diciamo che il rame ha un grosso problema, il rame è una banda passante da far schifo, limitatissima, bassissima. La fibra ottica ha una banda passante molto superiore. Cosa vuol dire? Sulla fibra ottica io in DVDM, quindi con varie lunghezze d'onda, riesco a far passare fino a, dipende dalla fibra, mi pare anche 16 flussi complessivi da 10 giga, mi pare, quindi... Sì, però non 16, però non ce ne stanno. Esatto, comunque... attenuano. Eh sì, diciamo che la fibra, essendo una cosa ottica, molto soggetta a opacizzazione, chiaramente. Quindi una fibra che stendo adesso, non è detto che fra 50 anni abbia lo stesso livello di attenuazione ottico che ha adesso. Sicuramente, adesso non mi ricordo, mi sembra ci sia un'attenuazione, vorrei dire una stupidata, media di 3 dB per chilometro per 10 anni, che non sono pochi 3 dB, vuol dire che... vuol dire sì che dopo 10 anni una fibra mi dimezza la sua capacità di trasmissione. Va bene, basta così, siamo ben oltre il tempo. Esatto.